che è di guarda dimensione. Tant'è vero che il discorso del diluvio è perché il pianeta, ogni volta che una generazione di anime dall'unità della Terra arriva alla massima civiltà, si deve ripulire quando questa poi passa di dimensione per accogliere quella che arriverà e ricomincerà dall'unità della Terra. E qual è il ruolo anche degli extraterrestri? Quindi di prendere proprio fisicamente il corpo dell'umanità, che deve essere portato e salvaguardato dal ripulirsi di questo pianeta. Il concetto dell'arca è anche salvare gli animali, le piante, tutto quello che era l'ecosistema di Gaia, che per pulirsi di tutta la nostra civiltà deve avere dei bei sconvolgimenti, no? Le terre emerse devono scendere, quelle che sono sommerse devono salire, quindi il concetto del diluvio. Ma per poter poi trovare corpi dove incarnarsi, qualcuno deve prendere, prelevare, quindi i cosiddetti prescelti, portarli da un'altra parte, il tempo non ha senso se non in questa dimensione. Quando il pianeta si è ripulito, poi ritorna il discorso del spargetevi per il mondo, crescete e moltiplicatevi. Allora, in quest'ottica, io non vedo nessuna differenza, perché se la crescita dimensionale è anche una crescita spirituale, quindi vuol dire che qualcuno che è di dimensione superiore è più spirituale di noi. E io credo che i santi, quelli che sono i grandi maestri della nostra civiltà e della nostra memoria di questa generazione d'anime, sono spiriti di dimensione superiore che si sono incarnati sia per crescita loro nel loro piano dimensionale, perché più ti umili più cresci spiritualmente, ma anche per aiutare noi che siamo più in basso. E guardate che i santi non venivano rappresentati con l'aureola a caso, perché se la macchina Kirlian riesce a fotografare la nostra aurea, che abbiamo un'area da questa dimensione, chi si incarna da una dimensione superiore, la sua luminosità si vede a occhio nudo. Anche perché oggi la fisica quantistica ci dice che tutto è energia, tutto vibra. Quindi, in fondo, anche questo corpo è energia. Tutto è vibrazione. Se noi avessimo gli occhi per vedere come ci permette la fisica quantistica, vedremo tutta forma di energia attorno a noi. Un po' come Neo nella Matrix, quando vede i numeri nelle pareti. Quindi, quello che io voglio dire è che da quello che è scaturito dagli insegnamenti del libro che Cinzia ha contribuito a scrivere insieme a Pepe e da quella che è stata la testimonianza di Gasperini, fondamentalmente tutta la dimostrazione che io ho fatto, altro non è che noi siamo stati accompagnati a instaurare la civiltà, prima come gregge, poi passati al momento individuale della crescita individuale, perché poi gli esami di maturità non si fanno come classe, si fanno individualmente, e qui sta a noi il nostro libero arbitrio scegliere se studiare bene, quindi crescere spiritualmente, fare le scelte giuste e per poter salire di dimensione. E fondamentalmente la FUI è nata anche per questo, per dare questo tipo di informazioni, questa conoscenza, per stuzzicare nella maggior parte di gente la curiosità per andare a intraprendere un cammino di ricerca che lo possa portare verso un momento di elevazione, perché io non credevo quando mio padre parlava dell'Apocalisse che l'avrei visto durante la mia vita in questa incarnazione. Ma tutti i sintomi di quello che stiamo vivendo dall'inizio del secolo ad oggi, questo mi ha fatto pensare, anche perché l'iconografia dell'Apocalisse, che poi per due anni Kali Yuga e il calendario Maya via discorrendo, sono proprio i quattro cavalieri, no? I quattro cavalieri che sono pestilenza, guerra, carestia e morte. Certo, mi si può dire, ah beh, ma da quando c'è l'umanità c'è carestia, guerra, pestilenza e morte. Sì, l'unico problema è che dall'inizio del secolo ad oggi è tutto a livello globale, non più una cosa dell'Europa o del Sud America o dell'Africa, è globale. Quindi noi ci stiamo preparando verso quello che sarà il salto e l'esame finale è purtroppo l'Armageddon. Grazie per la vostra attenzione.
Allora, grazie a tutti per la pazienza che avete avuto, abbiamo iniziato un po' in ritardo, ringrazio Dario, facciamo un paio d'ore di pausa e darvi modo insomma di anche di mangiare qualcosa. Riprendiamo alle 15:30, quindi vi aspettiamo, trattabili chiaramente. Grazie a tutti. Molto trattabile. Naturalmente c'è la ricerca sulle forme di vita extraterrestre, sugli UFO, eccetera, eccetera, sin da quando ero alto così. E mi sono occupato del caso Valmalenko. Valmalenko si trova, questa è una foto dove si vede sulla parte sinistra dell'immagine il cosiddetto Pizzo Scalino, che è la montagna più caratteristica di quella zona. Dunque, la Valmalenko, per chi non lo sapesse, si trova in provincia di Sondrio e si trova praticamente a ridosso del confine svizzero. Quindi, oltrepassate le cime, si può comprare la cioccolata svizzera. Comunque, tra l'altro, Valmalenko è a fianco della Valtellina. La Valtellina è una zona dove storicamente ci sono stati casi ufologici. Ne parlava Dario prima, nel caso Mong, come si chiama? Esatto, dove appunto c'è stato questo avvistamento di UFO negli anni 50, il caso Munguzzi appunto, questa è una foto, una delle famose foto che ha mostrato anche lui, ma in zona storicamente sono più o meno da sempre, come peraltro anche in altre zone, non è che succede tutto soltanto lì, però ci sono testimonianze anche fotografiche che dimostrano che l'attività ufologica nei cieli di quella zona è sempre stata piuttosto significativa, diciamo così. Ad ogni modo, da un po' di anni a questa parte, in particolare a partire dall'escalation, c'è stata probabilmente, se mi viene da fissare una data, intorno al 2008-2009, cioè, da lì c'è stato un crescendo, tant'è che anche le cronache, soprattutto locali, a livello nazionale, certi argomenti vengono. Scusate che prendo l'acqua. A livello nazionale e anche internazionale di certi argomenti si parla poco e male, grazie, molto gentile. Per motivi che vi lascio immaginare, insomma, certe realtà scompaginerebbero la nostra visione dell'esistenza e quindi soprattutto andrebbe a disturbare gli interessi di parte dei potentati che anche in questo momento stanno facendo di tutto per schiavizzarci. Questa è la situazione. Quando prima si parlava di apocalisse, ha perfettamente ragione, aveva perfettamente ragione. Viviamo in tempi apocalittici, anche se credo, suppongo, sappiate che apocalisse, il termine apocalisse significa proprio svelamento, rivelazione. Siamo in un momento in cui tutto ciò che è avvelato salta fuori e questo sta aiutando alla crescita della consapevolezza individuale e collettiva. Comunque, appunto, le cronache locali negli ultimi 15 anni, soprattutto, hanno dovuto in qualche modo, hanno cominciato ad occuparsi del caso Valmalenko, che è senz'altro, a mio modo di vedere, se non mi interessate un po' dei casi ufologici a livello planetario, scusate un secondo, insomma, mi sono interessato a tanti casi, chiamiamoli così, ma quello della Valmalenko non ha eguali al mondo, assolutamente. Quello che sta succedendo lì, che succede lì, è incredibile. In questa foto, vedete sullo sfondo, quello è il Pizzo Scalino, è proprio il monte più tipico di quella zona ed è caratteristico perché, intanto per la forma piramidale. Secondo, perché pare che abbia una concentrazione, queste sono curiosità che dite, vabbè, chi se ne frega, invece potrebbe spiegare i motivi, almeno in parte potrebbe darci degli indizi sui motivi per cui avviene quello che avviene in quella zona. Comunque questo Pizzo Scalino è caratterizzato da una grandissima quantità di quarzo, questo è quello che so. E poi in quella zona, geologicamente parlando, è una zona in cui si trovano anche dei minerali che sono piuttosto rari altrove, ma ci sono forti concentrazioni
minerali che sinceramente io non essendo, cioè non me ne intendo, manco sapevo, nemmeno conoscevo la loro esistenza, tipo la serpentina si chiama, che è un minerale verde, c'è anche una scheggia di questo a casa. E comunque la foto che vi sto mostrando è interessante perché poi, vedete, questa è una foto che mi risulta sia autentica e originale, come vedete c'è proprio un fascio di energia, un fascio di luce che non so spiegarvi che cosa sia, non so nemmeno dirvi se il raggio parte da su e arriva giù o viceversa, io questo non ve lo so dire, però questa è una foto abbastanza interessante e significativa per mostrare che tutta questa zona ha veramente delle caratteristiche uniche al mondo. Questa foto, dove vedete un classico oggetto volante non identificato, è stata scattata proprio praticamente il giorno dopo che io sono andato lì insieme a una coppia di amici del Gauss, di un gruppo di ricerca di questioni misteriose, comunque Diego Antolini e compagnia bella. E mentre eravamo lì, cioè noi eravamo lì, abbiamo deciso, beh dai, facciamoci un video, no? facciamo una diretta su Facebook, no? Siamo messi lì a farci i selfie, no? a dire delle stupidaggini, e intanto vicino a noi c'era una persona che ha notato questa cosa, e insomma praticamente la nostra presenza lì già dal primo giorno non è passata inosservata a qualcuno, ha scattato appunto una serie di foto delle quali vi sto mostrando appunto queste tre foto. Quindi eravamo attenzionati speciali fin dal nostro arrivo lì. E questa è una foto che abbiamo fatto di notte, proprio in mezzo alle valli, perché appena arrivati abbiamo detto, beh, andiamo a farci subito una... Vediamo cosa succede di notte, vediamo se incontriamo chi dobbiamo incontrare, no? E questa foto è interessante per chi... No, non so, vabbè. Perché per chi sa di che cosa stiamo parlando, vedete che in questa foto siamo immersi in uno sciame dei cosiddetti orbs, cioè delle sfere di energia, delle piccole sferette di energia che con ogni probabilità sono anche dotate di una forma di consapevolezza, che sono, insomma, questa foto è piuttosto interessante e ci sarebbe molto da dire su questa foto, ma andremo un po' fuori tema, ma sappiate che ce n'è un'altra in particolare in cui ci siamo ripresi tutti e tre, o meglio c'è una persona che ci ha fatto la foto, poi guardando la foto ci siamo accorti che mentre eravamo lì come degli scemi a farci, no, la foto di gruppo, accanto alla testa di ognuno di noi c'era un orb, uno di questi, e dentro l'orb, ingrandendo, si vedeva distintamente un simbolo unico, diverso per ognuno di noi. Curiosità. Ma siccome non siamo qui per parlare né di rune né di orbs, andiamo avanti. Mentre facevamo il giorno dopo un'esplorazione in mezzo alle valli, alla zona dei laghi, una persona ci ha fatto questa foto, siamo io e un altro amico, un ricercatore, e noterete che sulla sinistra della foto in alto c'è una figura che noi non abbiamo visto, noi abbiamo visto niente di nessuno, ma nella foto è apparsa molto chiaramente. Cioè questa persona che, fatte le debite dimensioni proporzionali, si tratta di un individuo alto, piuttosto alto e ben massiccio, che ci stava veramente osservando e si intravede anche in questa foto. Adesso vi faccio vedere l'ingrandimento e adesso non vi so dire se stesse salutando noi in questa foto o stesse segnalando a qualcun altro, ok, tutto ok, li tengo d'occhio io questi qua, li tengo d'occhio io. Comunque, insomma, ci sono queste entità, chiamiamole così, che si aggirano lì e tengono d'occhio tutto quello che succede, ecco, mettiamola così. Tant'è che avevamo, con Diego, avevamo organizzato, volevamo fare una conferenza a Sondrio. Però, dato che erano emerse un sacco di cose durante le nostre, quei pochi giorni che siamo rimasti lì, sono emerse talmente tante cose che abbiamo deciso, no, dobbiamo un po' elaborare la situazione, la conferenza la rimandiamo di qualche settimana. Intanto però la gente aveva già deciso di venire ad ascoltarci presso la locale libreria Il Faro, a
Sondrio. Quindi abbiamo deciso, vabbè, andiamo lì e facciamo una pre-conferenza, raccontiamo un po' qualche cosa di quello che abbiamo visto, capito, presumavamo di aver capito, perché in realtà non abbiamo capito niente, o comunque molto meno di quello che ci aspettavamo, perché è veramente una situazione estremamente variegata e complessa quella che ci si è manifestata lì, anche non soltanto per le nostre esperienze personali lì, di cui magari dopo, se trovo un minuto, vi accennerò, ma anche per le testimonianze che abbiamo raccolto presso i locali, le persone locali. In questa foto, se vedete, all'estrema destra sono io seduto lì, e un'altra foto ripresa, che è quella che vi mostro, ecco, uno può pensare quello che vuole. Ah, è un trucco, ah, è un manichino, insomma, noi eravamo lì e notate l'individuo molto alto e molto scuro che si trova sulla parte destra della foto, con tanto di bandagli, di non so come chiamarlo, è una specie di Darth Vader, non lo so. Comunque, insomma, in questa foto è comparso, era presente in sala questo essere che ci teneva d'occhio, che però era invisibile a tutti, cioè noi non abbiamo visto assolutamente nulla. La cosa ancora più interessante è che uno o due anni prima, forse due anni prima o un anno prima, sempre a Sondrio, anche se però in una sala diversa, non in questa libreria, ma sì in una sala pubblica, è venuto a parlare un personaggio che molti di voi conosceranno senz'altro, mi riferisco a Mauro Biglino, e guardate un po'... se non c'era anche qualcuno che teneva d'occhio, anche comunque era molto interessato anche alla conferenza di Mauro, lo vedete sulla parte destra, e tra l'altro osservando e comparando i due individui, che sono evidentemente dello stesso tipo, però sono molto diversi, perché quello di prima, quello che è venuto da noi, avete visto che era una bandana a tracolla con numerosi elementi. Questo invece ne ha soltanto due, e il fisico è senz'altro più longilineo, più sottile. Insomma, noi ci siamo fatti l'idea che questo è un essere femminile, mentre quello di prima era un essere maschile, probabilmente anche di grado gerarchico più alto. Ecco. Comunque, questo è anche qui, se notate, c'è un orb che compare nella foto, ma va bene. Ah, e questa foto è stata fatta insieme a molte altre, ma io ho scelto questa perché è quella che mi piace di più, durante la conferenza che poi abbiamo tenuto proprio circa un mesetto dopo a Sondrio, in una sala di proprietà di una banca, della banca locale. Non so se riuscite a vedere nella parte sinistra della foto che si intravede un essere traslucido, cioè praticamente invisibile, a noi non abbiamo visto nulla ovviamente. Però l'obiettivo fotografico ha ripreso questa presenza che si vede distintamente, perché in qualche modo deforma, la vedete bene, riuscite a vederla? Penso di sì. Ecco, ma bastasse questo. Mentre noi eravamo lì a fare appunto questa conferenza con queste presenze in sala, di cui naturalmente non abbiamo... siamo resi conto di nulla, come si dice oggi, va molto di moda, nel frattempo, questa è una webcam che riprende, in fondo, se ingrandissimo questa cosa vedreste bene, ma lo vedrete bene nella immagine successiva, questa è una delle due webcam che riprendevano l'edificio della banca, la banca popolare di Sondrio o qualcosa del genere, che è questa, banca popolare, esatto. Ecco, noi eravamo dentro, in una sala dentro quell'edificio. Tra l'altro, curiosità, non vorrà dire niente, ma guardate anche l'orario 22:22 e 02, 22:22. Ecco, non notate niente sopra il tetto della banca popolare, che che è lì in volo stazionario sopra, a qualche metro di altezza dalla banca popolare. Comunque ho fatto l'ingrandimento così lo vedete meglio. C'era una bella astronave nera triangolare, astronave comunque veicolo, velivolo,
il volo che stringe, proprio mentre noi avevamo queste strane presenze in sala, avevano parcheggiato evidentemente là fuori, e questo è quello che si librava sopra di noi, mentre noi eravamo del tutto... Queste cose le abbiamo scoperte soltanto tempo dopo. È interessante, io direi. Diciamo che sono esperienze che non capitano tutti i giorni, ecco, mettiamola così. Ora, questa è la foto di uno dei... Probabilmente dei più caratteristici esseri, entità, una delle caratteristiche, delle entità più caratteristiche che si aggirano in quella zona. Vedete che c'è una specie di tuta, un scafandro, un casco, eccetera, eccetera. Chi ha scattato questa foto in qualche modo è riuscito anche ad entrare in contatto con questa persona, si è fatta fotografare di fatto, e mi ha raccontato qualche cosetta su questo presunto popolo, però adesso non entrerò nel merito, anche perché ci sono alcuni elementi di tutta questa storia, almeno di quello che è stato raccontato a questa persona, che devo ancora elaborare, ma sono comunque interessanti. Ma se mi mettessi a parlare anche di questo andremo avanti per ore. Quindi vi ho mostrato la foto di una strana presenza, va bene, parliamo allora delle strane presenze. Cos'è che si vede? Perché in Val Malenco non è tanto o non solo quello che la gente vede nei cieli, ma soprattutto quello che molta gente vede quando osserva, perché molta gente magari non se ne accorge nemmeno, ma osservando ci sono molte presenze nella zona che sono lì, indiscutibilmente sono lì, e soprattutto in molti casi si palesano soprattutto all'occhio degli obiettivi. Evidentemente hanno forse l'occhio umano non è perfettamente predisposto a vederli, mentre invece un obiettivo imparziale, come quello di un obiettivo fotografico, riesce a rilevare cose che magari noi non notiamo. Facciamo un esempio. Per esempio, questa l'ha scattata una persona, tra l'altro forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Questa è una foto che scattò durante un servizio di notte il comandante Alessandro Di Roglio, che è stato incriminato, è stato processato per ben due volte con delle accuse assolutamente assurde, ha già subito due processi e ancora si ostinano a tormentarlo. Il comandante Alessandro Di Roglio era il comandante della stazione dei carabinieri di Chiesa Valmalenco. Comunque, durante un suo servizio notturno, lui ha fotografato questo. L'ho dovuto ingrandire perché la foto, vabbè, comunque, è una foto assolutamente originale di cui conosco la presenza. Comunque, diciamo che è un esserino che è abbastanza ben conosciuto nella letteratura ufologica, ecco, mettiamola così. Forse solo questo. Questa è una foto molto interessante. Vedete, magari dal ponte da dove è stata scattata questa foto, magari tu non lo noti, però guardate cosa c'è vicino al lago. Intravedete una figura semitrasparente, longilinea, insomma, un'altra presenza decisamente fuori dall'ordinario. Con i piedi nell'acqua. No, mi sembra più inginocchiata a fianco dell'acqua, però non è importante, tanto ne vedrete che avete solo l'imbarazzo della scelta da qui in avanti. E ho selezionato soltanto una parte. Per esempio, ecco, questo è molto interessante, c'è questa figura in mezzo alla strada, anche questa, non so se questa è un'elaborazione. Comunque c'è questa figura scura che corre in mezzo alla strada, sembra anche in questo caso poco materiale, ma sappiate che una delle il comandante Di Roglio praticamente è stato e viene tuttora tormentato soltanto perché ha fatto il suo dovere in qualità di comandante
della stazione dei carabinieri. Cioè, molta gente negli ultimi anni, e anche prima degli ultimi anni, si presentava in caserma, e tenete presente che naturalmente non è la stazione dei carabinieri di Milano o di Bologna o di Cagliari, cioè è una piccola stazione di un piccolo paese, e il comandante dei carabinieri è, non viene visto come, cioè è un po' un, come posso dire, se sa farsi ben volere, diventa anche un confidente. Quando la gente va lì perché non sa a chi raccontare quello che è successo, va lì e si confida sapendo che questa persona ascolterà in maniera imparziale, e comunque se richiesto di tacere su queste confidenze tacerà. E comunque, insomma, questo per dire che comunque il comandante Di Rolio quello che ha fatto è, ogni volta che le segnalazioni, che diciamo così, venivano verbalizzate, lui come suo dovere preparava dei verbali e li mandava al comando di sonno, li mandava a chi, li inoltrava a chi di dovere, ed erano rapporti sconvolgenti. Cioè, mi è venuto in mente guardando questa foto, perché uno dei rapporti, in un caso i testimoni erano a bordo di una macchina su una strada in mezzo a un bosco, e praticamente per un pelo non hanno investito qualcosa di decisamente molto poco ortodosso, per un pelo. E siamo giunti a sentire perfino di una ragazza che invece l'ha beccato proprio e ha avuto anche parecchi danni alla macchina, cioè ha beccato, poi non si sa bene che fine abbia fatto il, diciamo così, l'investito, se hanno trovato il corpo oppure se, non si sa. Una storia piuttosto, abbiamo solo sentito alcune voci, però di sicuro esiste una denuncia che parla di un gruppo di persone che hanno, per un pelo, non hanno investito un essere che non era un animale, non era una scimmia, non era un daino, non era un lupo, non era nulla, però era in grado di fare dei salti, cioè di, con un salto attraversare tutta la strada, per dire. Comunque, la colpa di Alessandro Di Rolio è stata soltanto quella di registrare le testimonianze di avvistamenti in cielo e a terra di cose che evidentemente disturbano il, diciamo così, la quiete pubblica, o comunque il, non lo so. Questa è una sequenza molto interessante, scattata da una persona che stava portando a spasso il cane in mezzo alla neve. Il cane ha cominciato a impazzire, ha cominciato ad abbaiare, lui ha tirato fuori, non so se fosse, credo, una macchina fotografica, perché ha notato, ha intravisto qualche cosa nella neve, ma non riusciva a capire che cosa stava vedendo. Però a un certo punto ha notato che, pur non vedendo distintamente quel qualcosa, questo qualcosa era sufficientemente fisico, tra virgolette, da lasciare le impronte nella neve. Cioè, come l'uomo invisibile, no? Tu vedi delle impronte che si formano da sole, ma non vedi chi le fa. E comunque questo è l'essere, vedete qua, di corsa, e vedete proprio in corrispondenza del piede posteriore, vedete l'impronta che ha appena lasciato, perché si vede distintamente. E poi, se per qualcuno di voi è appassionato di cinema, avrà visto forse il film degli anni 80, Predator, quello con Schwarzenegger, si ricorderà che l'alieno nella giungla, qui ambientato il film, era proprio così, era traslucido, era invisibile, era proprio molto simile. Comunque sia, questo, anche in questo caso, ha attraversato la strada e qui è diventato molto più solido, molto più visibile, al punto che lo vediamo in questo ingrandimento, potete farvi un'idea più precisa di questo essere, che naturalmente non era a piedi, aveva parcheggiato di vicino, come vedete. E questo è molto interessante perché, vedete, questo velivolo discoidale trasparente, traslucido, vedete come, praticamente, è come se piegasse la luce intorno a sé, tant'è che gli alberi che si trovano dietro risultano deformati, piegati, otticamente parlando, intendo dire. È molto interessante anche perché si ricollega ad alcune ricerche su metamateriali per creare, o per
diciamo, creare invisibilità attorno a mezzi militari, questo è un altro discorso molto affascinante, che studiano, che vengono studiati ormai da parecchio tempo, e hanno delle caratteristiche sulla carta molto simili a quello che vediamo di fatto in questa fotografia. Comunque, di lì a poco, il velivolo si è alzato, se n'è andato, e comunque esperienza piuttosto interessante. Poi, per esempio, c'è chi su un ponte, non so se lo vedete, mi sembra di aver fatto anche l'ingrandimento, eccolo qua. Insomma, lì si vedono veramente cose strane, molto strane, molto molto strane. Questo, ho fatto anche forse a prima vista non lo vedete, una bella, sembra una bella foto di una scalinata di pietra e di foglie, di piante, ma in realtà guardate bene che cosa c'è. Ora, questa foto l'ha scattata, credo, mi sembra proprio che l'abbia scattata proprio il comandante di Orio. E qui, non so se ne ho già parlato in una delle mie dirette su YouTube, ma comunque questa è una cosa, ragazzi, che è veramente incredibile. Non ho fatto in tempo, stamattina cercavo il file audio da mettere nella presentazione in modo da farvelo sentire nel caso che non l'aveste sentito. Ma comunque, cosa è successo? Che il comandante di Roio, vicino alla stazione, vicino a casa sua, insomma, lui viveva comunque nella stazione di Carabinieri, lì vicino aveva realizzato in una, credo che fosse un, cioè, aveva realizzato un pollaio, teneva delle galline per fare, per andarsi a prendere le uova la mattina, sino che per alcuni giorni lui ha notato che le galline non facevano più uova, o comunque ne facevano molte di meno. E dice, ma cos'è questa storia? Cioè, sembrava che qualcuno, o che le galline non facessero uova, o che qualcuno andava lì a fottersi, scusate il gergo. E insomma, praticamente che è successo, per farla breve? Che un giorno lui è andato nel pollaio e dentro il pollaio c'era, si presume che fosse proprio questo esserino qui. Cioè l'ha beccato dentro il pollaio. L'audio, lui ha cercato di filmare, ma il pollaio era buio e quindi ha attivato solo la registrazione sonora, perché non si vedeva niente. E la registrazione è una cosa che veramente non ci si crede. Se non fosse che io lo conosco personalmente, è una delle persone a me più care, una delle persone più cristalline che io abbia mai conosciuto, Alessandro, ci sta, cioè quello che si sente nell'audio ci sta perfettamente. Cioè, allora, mettiamola così, provate a immaginarvi voi, andate nel vostro pollaio e dentro c'è una cosa così. Che cosa fareste voi? Magari molti di voi, cioè un urlo ed escono di corsa, no? Invece lui, piccolo, vieni qua piccolo, dai piccolo, e quello che intanto faceva dei versi mai sentiti, dei versi registrati, sono dei versi che non li puoi fare con un sintetizzatore o con, cioè proprio, e comunque lui, dai piccolo, non aver paura, vieni qua, dai piccolo, e questo che intanto urla, cioè, comunque praticamente lui ha cercato di calmare il piccolo e effettivamente era un piccolo, si vede anche dalle dimensioni, ma anche da un altro dettaglio che adesso vi racconterò, e finché a un certo punto lui aveva lasciato la porta del pollaio aperta, il piccolo, perché lui tra l'altro è come un animale in gabbia, no? Comincia a saltare di qua di là, rischia anche di farsi male, no? Comunque praticamente il piccolo alla fine riesce a prendere la via di fuga, meglio così, e comunque praticamente una seconda registrazione, cioè praticamente qualche minuto dopo, mentre lui era insieme a un'altra persona che ha visto tutto, a un certo punto ha visto nella boscaglia avvicinarsi qualcosa coperto appunto da un cespuglio, non ha visto, ha solo distinto una figura piuttosto alta che faceva dei versi che sono stati registrati, dei versi per certi versi abbastanza simili come tipo diverso a quelli che faceva il piccolo in questione, ma di tonalità più bassa, era un adulto, probabilmente era il genitore, e con ogni probabilità, questa è una nostra interpretazione, anzi una sua che io faccio mia, una sua interpretazione,
praticamente era il papà o il tutore o che non lo so cos'era, l'adulto che in qualche modo si era avvicinato ad Alessandro e cercava di, attraverso i suoi versi, di ringraziarlo per non aver fatto male al piccolo. Questa è l'interpretazione che secondo me è corretta, è correttissima. Comunque, vabbè, è una storia pazzesca. Ma poi questo, queste sono foto scattate da un ragazzo che stava facendo un po' di si andava in montagna, sono state anche pubblicate da una rivista, un giornale locale. Si vede, tra l'altro, vedete, l'occhio viene attirato dalla figura che si trova al centro della foto, che tra l'altro non ho avuto tempo di ingrandirla, ma se ci si fa caso, tiene in mano un oggetto, qualcosa che potrebbe sembrare anche un'arma di qualche tipo, ecco. E se ci fate caso, nella parte in basso a destra c'è un altro esserino piccolo, diverso, di colore azzurro, lo vedete? Ecco, questa è la mia personale idea. Secondo me lì succedono cose strane, ve l'ho detto. Secondo me quello al centro con l'arma in mano stava andando a caccia, magari non per ucciderlo, ma per catturarlo, l'esserino che vediamo in basso. Cioè, praticamente era una caccia di qualche tipo. Forse dovevano recuperare qualcuno che era scappato. Non lo so, io non lo so, nessuno può saperlo. Però il fatto che la figura al centro abbia qualcosa che sembra a tutti gli effetti un'arma, un fucile di qualche tipo, non lo so, che, o magari mi sto sbagliando e io non lo so. Però l'idea che mi sono fatto guardando questa foto è che quello al centro stesse andando in cerca di quello che si vede in basso a destra. Poi qua si vede la macchia, è quello al centro che sta praticamente, si sta quasi, o è talmente veloce che l'obiettivo è andato fuori fuoco, oppure si sta smaterializzando. E comunque vedete, in basso a destra, quell'altro si vede la testina, proprio si vede che si è nascosto ancora di più. Sono tutte interpretazioni, non lo sappiamo, però questo è una delle innumerevoli cose strane che accadono in quella zona. Poi c'è, questo mi ha fatto impazzire, perché è una tipologia di essere, di entità che non si è mai vista, ma ha delle caratteristiche che, per sentito dire, leggendo, diciamo così, i rapporti di altri in altre parti del mondo, si parlava proprio di alieni di tipo, gli Arians o qualcosa del genere, non so se questo sia uno di loro. Comunque, adesso nella foto, ingrandendo, non avrei dovuto ingrandirla per farvelo vedere bene. Comunque, questo non è, ha una specie di becco, sembra proprio che abbia qualche cosa di uccello nella sua morfologia. Gli occhi, il becco, la bocca sotto il, so, è molto strano, è un tipo di entità che obiettivamente non si è mai vista prima, almeno per quanto mi risulta, poi magari sì, magari si è vista ma non fotografata. Comunque poi qui qui lo vedete poco, ma proprio appoggiato all'albero si vede il classico grigetto, non so se lo vedete. Comunque c'è un'altra foto qui, uno dice ma qua cosa c'è da vedere, e guarda qua cosa c'è da vedere. È pieno di gente là. Solo che, ripeto, se uno non è attento, oppure non è vero. Io un episodio che so, ed è successo proprio sempre ad Alessandro mentre faceva la scampagnata con i figli, io ho sentito l'audio del figlio terrorizzato perché ha visto uno di questi e se l'è fatta addosso, perché proprio a poca distanza da loro, in mezzo alle rocce, come peraltro si vede qui, c'era uno di questi. Questa, tra l'altro, è la capoccia di Alessandro. Capitano sempre a lui. Ecco, qui uno dice, vabbè, qua che cosa c'è da vedere? Che c'è da vedere? Nella parte sinistra della foto si intravede, emerge da dietro quella collina, questa cosa qui. Capitano tutti a lui, lo sai vedere. C'era anche un film
Chissà perché il capitano tutti a me così si intitolava, il problema è che è. Comunque, la foto ha colto proprio questo essere. Un ricercatore locale si è preso la briga di prendere la foto originale, andare a misurare, a fare le debite proporzioni con quello che aveva sotto mano lì, quindi un alberello, insomma in pratica, se, non so se si vede, ma praticamente la lineetta bianca verticale che lui mi porta lì corrisponde a 1,80 m, quindi facendo le debite proporzioni, quella affare che stiamo osservando era alta almeno una decina di metri, cioè un gigante vero e proprio, una roba pazzesca, e probabilmente anche di più. Quindi, ripeto, cioè, il discorso è che cioè, questa è una foto non manipolata, originale, chiunque la può analizzare, comunque sono state tutte analizzate da, da vari enti di ricerca ufologica, e sono tutte foto che sono risultate assolutamente non manipolate. Questa, signori, questa è una... è la famosa sequenza del cacciatore, viene chiamata in gergo, perché il protagonista di questa sequenza fotografica era un cacciatore che andava a caccia in mezzo alle, all'altipiano, nella Marmalecchio, in mezzo alla valle, in una zona dove non ci va quasi mai nessuno, solo i cacciatori. Comunque c'era questo cacciatore a caccia. Insomma, tira fuori la macchina fotografica, quello che era, perché nota su quella roccia che si vede proprio al centro della foto, nota che in cima ci sono due persone. E dice, ma è strano, cioè lì non è che ci si arriva molto facilmente, ci stanno due persone lì. E così forse ha deciso, ha sentito di dover prendere la macchina fotografica mentre si avvicinava e fare delle foto. Si avvicina e nota, che la foto lo dimostra molto bene, no? Due figure, una molto alta e longilinea che si china verso una piccola. Tra l'altro manca a questa sequenza, non l'ho messa ma fidatevi della mia parola, in questa sequenza manca una foto che in realtà riprende il terreno, a un certo punto quando comincia a rendersi conto che sta osservando qualcosa di strano, cerca di fotografare, a un certo punto ha inciampato e riprende il terreno. Non l'ho messa, ma questo è un altro elemento che, diciamo così, dà ancora più veridicità, anche se comunque le foto sono state analizzate. Quindi, niente, si avvicina ancora di più. Notate che a un certo punto le due figure là sopra si sono evidentemente accorte, perché sembra proprio che si siano girate verso di lui, soprattutto quell'alta lo sta osservando. A questo punto il cacciatore si ferma, usa lo zoom del, non so se era un telefonino o una macchina fotografica, e questo non me lo ricordo, lo sapevo una volta, ma e comunque non è molto importante perché non cambia molto. Decide di zoomare ed ecco quello che lo zoom ci rivela. Cioè, l'essere piccolino, che tra l'altro prima era ancora più piccolo perché in realtà era dietro, cioè non era in piedi, cioè era in piedi ma dietro una specie di costone. Invece qui si vede, comparato alla figura più alta, che non è tanto tanto più basso. Comunque chiaramente non sono esattamente due persone umane. Ma la cosa ancora più interessante di questo, il dettaglio più interessante di questa foto è che la figura alta indossa un impermeabile. Cioè, non so se vi rendete conto. Cioè, questo induce un sacco di riflessioni. Intendo dire che se questi esseri in qualche modo si vestono o usano comunque vestiti tipicamente terrestri, è perché evidentemente con quei vestiti ci vanno in giro inosservati, o comunque, cioè è chiaro che se vai in giro con questa faccia non è che possa passare inosservato, però è una foto che solleva un sacco di interrogativi, questa, secondo me. Ma comunque potremmo fare tutte le ipotesi che vogliamo. La cosa interessante è che questa sequenza ha dell'incredibile da questo momento in avanti, perché veramente sembra
sembra un film di fantascienza, invece è tutto vero. A un certo punto questi due attivano una sorta di raggio traente, teletrasporto, non lo so, cioè praticamente vedete che c'è un fascio di luce blu, un fascio di energia blu che si intravede nella foto che li avvolge, ecco qua, e vengono praticamente tirati su, anzi più che tirati su, vengono, è come se si formasse, vedete che c'è una sfera, una bolla bianca proprio in corrispondenza delle due figure, è un po' più chiara del resto della foto, è come se si formasse una bolla di qualche tipo, poi il raggio di energia da blu vira verso il verde e loro, eccola qua, la bolla che si era formata con dentro loro due, le due figure, la bolla che, non so che cosa, come definirla, cos'è, un piccolo shuttle di servizio, non lo so che cos'è, comunque la bolla se ne vola via lasciando anche un fascio di energia di qualche tipo. Qua non si capisce bene, credo, non so se è la bolla o la bolla è stata in qualche modo incamerata da un velivolo di squidale, che comunque, insomma, qua si intravede un velivolo che fu velocissimo, lasciando una scia, e poi se ne scompare in cielo. Una sequenza straordinaria, ma mai quanto questa. Qui io ho tutta la sequenza completa, ho scelto soltanto 3 o 4 foto, però ho tutta la sequenza. Se vi interessate di, diciamo così, di ricerca ufologica, conoscerete senz'altro l'ipotesi Magonia o comunque i lavori di John Keel. Insomma, praticamente l'ipotesi di entità parafisiche, questo è il termine più giusto per definirla. Insomma, qui c'è stato un incontro, tra l'altro in una, fatto di notte, per carità, notte tardi, il tempo, è come se il tempo si fosse fermato intorno al protagonista di questa vicenda, che comunque ha avuto il sangue freddo e la contezza di scattare qualche foto, hanno cominciato letteralmente a materializzarsi, a manifestarsi delle entità che sono quanto di più bizzarro si possa immaginare. L'ipotesi di Magonia è relativa al professor Jacques Vallée, per chi volesse approfondire. Comunque, diciamo che Jacques Vallée è un ufologo che si contrappone un po' a tutto il resto degli ufologi cosiddetti legati alla visione degli UFO, dadi e bulloni, e invece gli dice no, è qualcosa di diverso, il fenomeno degli UFO e delle entità extraterrestri è qualcosa di molto più bizzarro, molto più c'è qualcosa di diverso. Comunque, insomma, le figure che sono comparse intorno al protagonista di questa vicenda sono veramente quanto di più bizzarro io si possa immaginare, sono veramente bizzarre anche questo, cioè non estremamente bizzarre, non saprei come catalogarle, ma comunque, insomma, strane presenze. Vi ho mostrato giusto qualcosa per darvi un'infarinata, ma io ho gigabyte di materiale. Passiamo ai fenomeni aerei anomali, come li chiamano oggi, no? Gli UAP. Unidentified Aerial Phenomena, una volta si chiamavano UFO, ma siccome evidentemente ogni tot anni a qualcuno dice no, UFO non è più di moda, inventiamoci qualcosa di nuovo, no? Quindi fenomeni aerei anomali, no, oggetti volanti non identificati, non fenomeni aerei anomali, va bene. Allora passiamo ai fenomeni aerei anomali. Qua ho fatto una piccola, proprio c'è una piccola carrellata delle più significative foto di velivoli nei cieli, dai classici dischi volanti come questo, preso, come avete notato, tra l'altro, Pizzo Scalino. E anche qui sempre Pizzo Scalino, e qua si vede il solito velivolo discoidale proprio nella parte in alto a sinistra della foto.
d'inverno, d'estate, cioè ce n'è per tutti i gusti. Venghino, signori, venghino, abbiamo dischi volanti per tutte le occasioni, per tutte le stagioni. Per tutte le stagioni, li abbiamo luminosi, li abbiamo metallici, li abbiamo di tutti i tipi. Vi regaliamo anche un poster da mettervi in camera col pizzo scalino di notte, e un disco, è un carro di fuoco, come magari gli avrebbero chiamato gli antichi. È un carro di fuoco che ci vola accanto, in offerta speciale. Abbiamo anche, ma non avete, volete le flotillas? Non dovete andare in Messico, che poi verreste presi anche dal male di Montezuma e vi prende la diarrea. Venite in Valmalenco, vi assaggerete le nostre specialità locali e potrete godervi le flotillas qui, a casa nostra, a casa vostra. Vabbè, non è proprio come una flotilla messicana, ma comunque non è niente male anche qui, Sempre pizzo scalino sullo sfondo, un bel velivolo luminoso di squidale in primo piano. Qua, aspetta, qua se non sbaglio, ecco, questo è un video addirittura, quindi potete vedere questo oggetto completamente privo di qualunque tipo di massa, perché altrimenti non potrebbe muoversi così come si muove. Tutti i giorni mi viene in mente la famosa barzelletta, no? Di un amico che sta andando, chissà dove sta andando, vede un suo amico che ha appoggiato proprio con l'orecchio al muro di una casa, no? Di una casa. Fa, ma cosa stai facendo? Sì, ma cosa fai qua in mezzo alla strada? Ma insomma, ma cosa c'è? Cosa succede? Cosa senti? Niente. E allora? Tutto il giorno così. Vabbè, insomma, era la mia scemenza della giornata. Altro velivolo discoidale, ecco. Poi passiamo dalla forma disco alla forma triangolo, che ne dico, giusto per variare un po'. Triangoli verdi, traslucidi. Tra l'altro, un gran numero di questi, in particolare ce n'è una che non ho qui, che ha un dettaglio che non preferisco. Vabbè, non ve lo cito neanche perché... Comunque qui potete vedere anche in questo caso un bel filmato, anche qui notate la totale assenza di qualunque forma di massa, perché sembra che questo velivolo non sia in alcun modo soggetto all'attrazione, alle leggi fisiche conosciute, perché è completamente indifferente all'attrazione gravitazionale e soprattutto vabbè, sembra finto, in effetti. Ma senz'altro, se già questo video è interessante, io adesso così mentre mi bevo un po' avete visto che accelerazione, guardatevi questo, che io considero uno dei video più straordinari che io abbia mai visto. L'oggetto lo vedete, non lo commento, io mi sono fatto una certa idea, anzi ve la dico pure. Vi dico che secondo me qua c'è un confronto di qualche tipo, non un confronto necessariamente ostile, ma qua ci sono vari e diversi oggetti volanti in cielo, diversi fra di loro, e succede qualche cosa, o comunque c'è una interazione di qualche tipo, non necessariamente ostile, ma c'è un'interazione di qualche tipo tra questo oggetto triangolare, come al solito, come quelli che avete visto prima, anche se stavolta il colore non è verde, ma probabilmente il colore varia a seconda delle situazioni, dell'energia impiegata, insomma, da numerose variabili. Ma comunque qua, secondo me, questo oggetto sta interagendo con velivoli che adesso non vedete, ma adesso quando l'inquadratura si allargherà lì vedrete. Secondo me succede qualcosa di strano. In ogni caso è un video, dal mio punto di vista, assolutamente... Al mondo ce ne sono, non ho visto tanti video come questi. Sì, quelle più in basso sono le luci delle case, ma quelle in alto a sinistra, che lampeggiano, sono tutt'altro, eh?
Vedete come appare e scompare? È come se calasse una tendina davanti, anche in questo momento, è come se fosse scomparso dentro una tendina. Finito. Comunque, qui abbiamo, vabbè, se più o meno la stessa tipologia di veicolo o velivolo, come meglio preferite, stavolta è sul blu, qua sull'azzurro grigio, qua poi abbiamo un velivolo traslucido, sembra quasi una medusa, ma mai bello come questo eccezionale, classico cappello da prete, come li chiamava prima Dario, completamente traslucido. Ho altre foto di questo stesso tipo di... Io sfido al mondo, non vedrete mai in un posto, in un'area specifica, tante e tali variabili di questo fenomeno, almeno non che io sappia, poi magari sarò smentito, ma io così la vedo. Anche qui strani velivoli semitrasparenti. Qua abbiamo un triangolo volante che probabilmente, dico probabilmente, non è nemmeno roba di fuori, ma è roba nostra. E adesso ce la vedremo. Questo è un altro velivolo, tanto come vedete anche dalle date, è roba abbastanza recente. Dunque, qua verremo, mi viene in mente, no, la battuta. Mamma, mi ha seguito fino a casa, posso tenerlo? Sono tutti in armadillo. Sì, tutto armadillo. Questa immagine è stata ripresa a Sondrio, che comunque sempre lì siamo. Comunque. Sì, vabbè, comunque siamo alla zona. Bene, come si può immaginare, e anche in virtù di quello che vi ho detto prima, delle brutte vicende che stanno incidendo pesantemente nella vita del comandante Di Rojo, ce l'hanno con lui, perché lui è al centro, comunque è stato al centro di quello che succede, proprio come quel vecchio film, si trovava al centro del mirino. Ecco, lui è proprio al centro del mirino, perché quello che succede lì non è che sia passato inosservato alle autorità, soprattutto alle autorità militari, e non da oggi, da anni e anni e anni, tant'è che appunto in Valmalenco le aviazioni militari americane ed europee sono andate regolarmente a caccia di questi oggetti volanti col meglio che hanno nel loro armamentario, chiamiamolo così. Qui vedete un caccia, un FA-18, si vede distintamente che un FA-18 che sta cercando, no, questo è un F-15 in questo caso. Questa è un'altra sequenza. Comunque qua vediamo un F-15 che stava andando a caccia e probabilmente è finito con l'essere lui cacciato da qualcuno. Questo è appunto uno schema dell'F-15. Va detta una cosa, che la Valmalenco rientra in quella che si chiama cross border area, cioè in base a un accordo stipulato molto di recente tra le autorità svizzere e le autorità, l'aeronautica militare italiana, l'aeronautica militare svizzera, hanno creato una zona in cui, una zona transfrontaliera in cui il caccia, l'aviazione militare svizzera, anche se la zona è una zona condivisa, in cui gli svizzeri possono entrare, passare il confine italiano, e altrettanto gli italiani possono passare il confine svizzero. Questo per spiegare come mai, adesso ci arriveremo, comunque sarà interessante ricordarselo, in funzione del fatto che in alcuni casi non sono stati caccia italiani, caccia inglesi o americani la caccia agli UFO, ma sono stati dei caccia svizzeri, che però erano in territorio italiano. Qui abbiamo appunto un FA-18, eccolo qua. Qui abbiamo, ecco, a questo mi riferivo. Questa foto mostra chiaramente due caccia di tipo Gripen svedese, un caccia di produzione svedese,
che non è in dotazione, uno dice sì, che c'entrano, anche gli svedesi vengono da noi adesso, no, però il Gripen era stato oggetto di una gara d'appalto per l'aviazione svizzera qualche anno fa, e quindi la Saab aveva fornito alcuni esemplari del Gripen agli svizzeri affinché lo collaudassero, perché la gara era tra la Svizzera doveva scegliere tra il Gripen e, se non ricordo male, il DF-18. Alla fine ha scelto il DF-18, però ha provato anche il Gripen, ne ha potuto usare, in questo caso li ha usati proprio sul campo, perché c'è una coppia di Gripen che tra l'altro sta violando anche le regole della cross border area, perché sono molto più bassi della quota minima, stanno volando a velocità in regime, siccome in alcuni casi sono stati sentiti dei boati che poi le autorità hanno giustificato, ma no, erano le linee delle cave là vicino, cosa, invece no, erano dei bang supersonici, perché questi aerei a bassa quota hanno rotto il muro del suono per cercare di intercettare appunto quello a cui davano la caccia. Qui cosa abbiamo? Ah sì, beh, questo probabilmente è roba nostra, essendo un Eurofighter, un Typhoon, probabilmente essendo a casa, non, però poteva essere anche di qualcun altro, visto che siamo nella NATO, ma probabilmente era il caccia italiano. Questa, la sequenza, le foto, cioè la sequenza è molto più lunga, solo ho scelto alcune foto, ma quando la prima volta mi fu presentata questa roba qua, io feci un salto dalla sedia, mi domanderete, vabbè, perché sui soliti caccia, ce ne hai mostrati fino adesso di caccia, sì, però il problema è che qui, in questo caso, i caccia che vedrete in queste sequenze sono il gioiello, almeno per ora, dell'aviazione militare americana, cioè gli F-22 Raptor. Qual è il problema? Il problema è, non l'ho incluso a questa presentazione, ma ho la documentazione, gli articoli pubblicati, io me lo ricordavo benissimo. I Raptor fino a qualche anno fa non erano mai usciti dal continente nordamericano, mai, non erano mai stati dispiegati fuori dai confini nazionali degli Stati Uniti d'America. La prima volta in cui ufficialmente i Raptor sono usciti fuori, sono stati dispiegati, la prima volta credo in Turchia o da quelle parti, che c'è la base di Incedi, o da altre parti, comunque le cronache dicono che il Raptor per la prima volta è arrivato in Europa, settore del teatro europeo nel 2015. Qual è il problema? Il problema è che queste foto sono state scattate nel 2012. Quindi nella segretezza più assoluta, qui c'è una formazione di Raptor che non potevano teoricamente essere lì, che sono qui, che stanno dando la caccia agli UFO in Valmalenco, i Raptor nel 2012. Probabilmente questi erano stati dispiegati a occhio e croce nella base di Aviano, e da Aviano alla Valmarenco saranno 20 minuti di volo al massimo, ma neanche alla velocità in cui possono andare, anche meno. Quindi qui abbiamo dei Raptor, cioè sono delle sequenze pazzesche, cioè dei Raptor. Quindi questo perché è sconvolgente? Perché qui per cercare di dare la caccia a questi oggetti hanno messo in campo la creme della creme, e come vedremo fra poco, anche di più. I Raptor sono stati il primo tentativo di usare proprio il meglio di quello che avevano o pensavano di avere per cercare di venire a capo di questi strani oggetti che si permettono di volare sopra la Valmarenco. Ecco. Quindi qua questa è la mia foto preferita, cioè naturalmente per capirla bisogna ingrandirla. Qua si vede proprio un Raptor con i post-bruciatori accesi, quindi alla massima potenza, che sta cercando di raggiungere un UFO. E quando guardo questa foto, siccome sono un grande appassionato di aeronautica e anche di storia, mi viene in mente la descrizione che fece un pilota da caccia americano durante la seconda guerra mondiale nel teatro europeo. Lui era a bordo del migliore o uno dei migliori in assoluto caccia monomotori a pistoni della storia, comunque della seconda guerra mondiale, cioè il P-51 Mustang. Era a bordo del migliore caccia, uno dei migliori caccia più veloci disponibili all'epoca, ed ebbe un incontro
con un Messerschmitt 262 tedesco. Il Messerschmitt 262 tedesco è stato il primo caccia a reazione, un jet operativo nella storia, nel 1944. E diceva, Capri, io ero a bordo del Mustang, per cercare di stare indietro mi sembrava di essere un ciccione sudato che si appalla a correre dietro un levrino. Cioè, vabbè, insomma, quando guardo questa foto mi viene in mente un po' questo episodio qui, perché anche qui vediamo il Raptor che teoricamente dovrebbe essere, come dicevo, la creme della creme, e non riesce assolutamente a, pur con il posto bruciatore acceso, quindi al massimo della potenza disponibile, non riesce a fare nulla. Quella che vi mostro, questa sequenza che vi mostro qui è ancora più pazzesca. Questa è stata ripresa a Sondrio, sempre lì stiamo. Quello che si vede qui, si vede il solito velivolo, velivolo che dà la caccia a queste, questi oggetti multicolori e sferidali. Li vedete anche, li vedete, non sono molto definiti, ma li vedete in alto a destra, vedete che due punti verdi, vedete? Sì. Comunque, insomma, nella foto si vedono, e si vede questo caccia di qualche tipo che sta cercando di inseguire, che insegue chiaramente questi oggetti, due verdi e uno biancastro, insomma. Qual è il problema qui? Il problema è che io non questo caccia che osserviamo qui, io l'ho ingrandito, non esiste. Non esiste. Io non l'ho saputo riconoscere. Non assomiglia vagamente come forma a un vecchio caccia svedese Saab che si chiamava Draken, che comunque era monomotore e non bimotore come sembra essere questo, e comunque non ha niente a che fare, parlo solo a grandi linee della forma, ma qui abbiamo un vero e proprio triangolo volante nero che sta dando la caccia. Quindi hanno messo in campo qualcosa che nemmeno io, non so, nessuno mi potrebbe indicare che tipo di velivolo sia, perché io non lo so che cos'è, non lo so. E questo è niente, perché anche questa foto qua vediamo addirittura un triangolo, un perfetto triangolo biancastro che lascia la scia, però. Quindi cos'è? Non so dirvi che cosa sia questa roba qui. Non è sicuramente un TR-3B, che quando prima parlavo di questo potrebbe essere un TR-3B, mi riferivo a questo è apparentemente un TR-3B. Il TR-3B è un velivolo che ufficialmente non esiste, ma in realtà sappiamo che è un velivolo prodotto dalla Northrop ed era già operativo. Le prime operazioni ebbero luogo, per quel che si sa, nel lontano 1989 o 90. Durante la prima guerra del Golfo, il TR-3B venne usato come piattaforma da osservazione sopra Baghdad ancora negli 89, nelle prime fasi della prima guerra del Golfo. Il TR-3B è un triangolo volante che funziona tramite un sistema antigravitazionale. Ecco. Questa è, non so, non ho modo di sapere se sia una foto o una visione artistica o cosa. Comunque il TR-3B è molto simile, cioè è molto simile a quello che osserviamo qui in questo hangar, anche se con ogni probabilità, cioè potrebbe anche essere una foto, per quel che ne sappiamo, perché sull'esistenza del velivolo dubbi zero. C'ho video, informazioni, foto, c'ho un sacco di materiale che mi ha convinto, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'esistenza di questo velivolo e della sua appartenenza alle forze armate americane, anche se in forma non ufficiale, e non comparirà in nessun budget della difesa. E qui ci sarebbe da aprire un capitolo che non tocco neanche, perché sennò. Ecco qui, ragazzi, questo è una sfera, quella che, diciamo, in una certa letteratura ufologica vengono chiamate sonde telemetriche di appartenenza degli altri, no, di quelli da fuori. Quindi sono delle sfere con a bordo nessuno. Loro usavano droni a forma sferica prima che noi neanche avessimo il concetto di drone. Ecco, queste sfere sono state osservate fin dagli anni 50, 60, 70. Andatevi a vedere il famoso video del volo di Collau, dove il Concorde con uno di questi che ci gira intorno.
insomma, per chi si occupa di questi argomenti non c'è niente di nuovo qui. Qui invece c'è qualcosa di nuovo. Qui questa volta è stata scattata, qui deve essere la funivia, comunque praticamente è stata scattata fortunosamente questa foto che vediamo in ingrandimento. Che cos'è? Che diavolo è questo? Io, diciamo, studiando un po' la foto, non sono sicuro che sia proprio questo, ma la tipologia di veicolo o velivolo che vediamo in questa foto è questa. È un drone di ultima generazione, stealth. Ormai li producono tutti questi droni, la Northrop, che tra l'altro è la stessa che produce il V2, il bombardiere invisibile V2, che è molto simile come forma a questo. Ne produce l'industria della difesa francese, che c'è un altro progetto che con un nome piuttosto esotico che adesso mi sfugge. Comunque, questa tipologia di droni avanzati, per chi si interessa un po' l'argomento, non sono una novità, ci si lavora da molto molto tempo. Adesso poi la parola drone è sulla bocca di tutti con le ultime vicende belliche in Ucraina. Prima nessuno sapeva neanche cos'era un drone, se non pensando ai quadricotteri per andare a fare le riprese sulle spiagge. Adesso, insomma, questi sono droni avanzati. Bene, ma con questo che cosa volevo dire? Volevo dire che tra le testimonianze e anche fotografiche, che, ma soprattutto visive, che arrivano da là, nella valle, a dare la caccia o comunque a fare attività strane, sono comparsi dei velivoli che chiaramente di produzione nostrana, non sappiamo a chi appartengano, non sappiamo chi li abbia prodotti, non sappiamo cosa siano effettivamente, ma si tratta di tecnologia, cioè, per riallacciarmi al discorso degli F-22, se con neanche gli F-22, che ufficialmente sono le tecnologie di intercettazione aerea più avanzata a disposizione della potenza, si dice, anche se non è così, numero uno al mondo, cioè gli Stati Uniti in America, se nemmeno con gli F-22 sono riusciti a combinare qualcosa, hanno pensato bene di tirare fuori, con tutti i rischi annessi e connessi di questa scelta, comunque sono talmente disperati da mettere in campo tecnologie che ufficialmente non esistono, che nessuno ha mai visto dal vivo, dal vero, ma che non di meno sono veramente alla canna del gas, se devono mandare in volo velivoli che non esistono qua. C'è una coppia di velivoli neri, triangolari, non TR3D comunque, che stanno sorvolando bellamente il centro abitato di Sondrio e stanno dando la caccia a quello di cui stiamo parlando qui. Ma questi sono ancora più pazzeschi, cioè foto come questa, anzi qui li vedete mentre attraversano la valle, così come li vedete qui, li vedete la scelta di scie, ecco, cioè qui abbiamo di fronte dei velivoli che non è ufficialmente, non esistono, e stiamo parlando del 2016, ecco, qua li vedete piuttosto bene, mentre vi bevo un sorso d'acqua, gustate di questa foto che per me è semplicemente straordinaria. Qui abbiamo la prova provata che questi devono mettere in campo qualunque, hanno raschiato il fondo del barile per cercare di venire a capo della situazione anarchica, verrebbe da dire, che si è verificata in quella zona, perché non riescono a tenere sotto controllo chiunque o qualunque cosa ci sia lì e qualunque cosa stia facendo, e non sappiamo il motivo per cui quelle entità che abbiamo visto, questi velivoli che vi ho mostrato, quello di quelli di prima, non si sa esattamente quale sia il motivo di una tale concentrazione di anomalie in quella zona, che tra l'altro, questa è la mia personalissima idea, parlo soprattutto delle presenze a terra, cioè il fenomeno ha cominciato, diciamo così, a emergere in maniera prepotente intorno al 2009, che, come dicevo, ma secondo me ha radici molto, ma molto più antiche.
Perché? Perché? Perché magari, ripeto, si può dare la spiegazione razionale che si vuole a cose di questo genere, ma intanto ho parlato, ho raccolto testimonianze della gente che vive lì, dei locali, ma soprattutto un indizio. Perché un sentiero di montagna che va proprio sul Pizzo Scalino? Perché gli hanno dato? Fra tutti i nomi che potevano dare, ma perché lo chiamano il Passo degli Ometti? Perché? Non è strano? Io l'ho trovato strano. Anche perché poi, non so quanto tempo ho ancora, vabbè, mi fermo ancora 5 minuti, anche meno. Sì, no, per raccontarvi un dettaglio che a me ha divertito veramente tanto. Mentre passo, questo è l'ultimo, questo è proprio recentissimo, anche qui abbiamo un drone di qualche tipo che io non ho mai visto prima. Comunque vi racconto questa cosa che a me ha divertito tantissimo, perché ripeto, la popolazione locale, la popolazione, i montanari lì, sono talmente candidi e ingenui che interagiscono con questi i grigetti che vi ho mostrato prima, perché vanno lì a cercare di rubare il latte alle mucche. Abbiamo visto che è entrato nel pollaio di Alessandro, vanno a curiosare dalle finestre, perché, insomma, succedono cose veramente strane, ma in alcuni casi soprattutto c'è il caso per esempio di una signora che se ne è trovato davanti uno il piccino e lo voleva abbracciare perché pensava che fosse, non so cosa pensasse che fosse, però colta da così da magari persone, non lo so, comunque lo voleva abbracciare, che è schizzato via. Tra l'altro sono noti per schizzare via a velocità incredibile, soprattutto in molte occasioni sembrano, come abbiamo visto anche in alcune foto relative soprattutto ad altre entità, sembrano semitrasparenti. Quindi, dato che sia per il colore grigio, che sia per la semitrasparenza che manifestano in alcune occasioni, come se si trasferissero da una dimensione, non lo so, io non lo so questo, però questo è quello che appare. Sapete com'è uno dei nomi più utilizzati dalla popolazione locale per definire questi esseri? Li chiamano i fumini, fumo, come fumo, no? Cioè i fumini, questi fumini. Ecco, mi ho trovato una cosa veramente curiosa e divertentissima. Vabbè, qua stiamo in conclusione, visto che ho qua ancora qualche minuto. Le tre foto qui di mostro fanno parte, e ci sarebbe qua da parlare per almeno un'altra ora di delle cose strane, perché le interazioni tra queste entità onvenivoli o con entità a terra, le realtà locali, sono intanto, come adesso vi racconterò, sono estremamente positive, perché qui abbiamo un caso molto ben documentato in cui questa è la sequenza fotografica che fa riferimento a un incidente pazzesco, un incidente nel senso che si era staccato un enorme macigno dalla montagna, che in pratica è intervenuto questo velivolo che con dei raggi traenti, dei raggi non so di qualche tipo, che cosa ha fatto? Ha spostato la traiettoria di questo macigno, che se avesse seguito, considerate le dimensioni del macigno, se avesse seguito una traiettoria normale, tra virgolette, si sarebbe schiantato dritto contro un gruppo di case dove c'era anche l'unico bar locale. Cioè era, insomma, chi è andato ad analizzare le tracce lasciate sulla strada, sullo schianto, chi è andato a verificare come è possibile, come ha fatto questo masso a finire lì senza toccare là. Cioè, adesso dovrei mostrarvi, cioè è molto complicato, ma fidatevi delle mie parole. Cioè, praticamente qui sono intervenuti e hanno in qualche modo dirottato in qualche modo il masso principale e anche alcuni massi secondari, e hanno fatto in modo che un evento potenzialmente
molto dannoso, se non addirittura catastrofico, non si verificasse. Quindi questa è una cosa, a mio modo di vedere, è positiva. E tra l'altro poi in quella circostanza, nel campo, nella zona, probabilmente è stato fotografato un'entità come questa entità particolare che vedete qui. Poi comunque lì, proprio in seguito, conseguentemente al fatto che c'era sempre più interesse intorno a quello che stava succedendo, vari ricercatori della zona e fuori zona si sono ritrovati per cercare di... come stiamo facendo noi adesso, no? Magari se qualcuno ha la macchina fotografica, però è tutto quello che fa in giro, magari chissà. Comunque, insomma, se osservate in questa foto di una sala dove la gente stava assistendo alla proiezione alla relazione di qualcuno sugli eventi della Barbarenco, se notate proprio al centro della foto c'è una figura scura, semitrasparente e anche piuttosto inquietante, che tra l'altro credo che possa essere questa. Ecco. Qui in quest'altra foto vedete sempre un'occasione, credo che sia sempre la stessa occasione. Vedete che la foto è un po' strana, ma osservate nella parte destra della foto, notate niente. È così. Poi naturalmente io vi mostro questo materiale, io stesso che l'ho visto di primo titolo, ma no, non è possibile, non è possibile, invece è possibile, è così. E poi guardate per esempio questo disegno, perché una bambina di 2 o 3 anni dovrebbe fare dei disegni come questo? Cioè, vi sembra normale? Ecco. Vabbè, signori, io ho veduto tutto. Se vi interessa, io scrivo e collaboro ancora con la rivista Metro, che considero tuttora una delle riviste più interessanti che siano a disposizione nel poverissimo e disgraziatissimo panorama editoriale italiano. Quindi fateci un pensierino se volete un po' di informazioni non solo legate a queste tematiche, ma anche le tematiche tra virgolette più normali, sul sociale, sulla scienza, eccetera. Ve la consiglio senz'altro. Il sito è www.nexusedizioni.it, cercate Nexus, rivista, qualcosa troverete. Io ormai da pochissimo tempo, questa è la mia iniziativa, sono stufo dei social network, sono stufo di Facebook, di Twitter, di YouTube, mi hanno veramente rotto le scatole tutte. Quindi adesso utilizzo questa nuova piattaforma che si chiama Substack e qui mi sfogo proprio. È una piattaforma che si è proposta sin dall'inizio, è nata poco tempo fa, come una piattaforma dove la gente può pubblicare, gli autori, i ricercatori possono pubblicare senza paura che i loro contenuti vengano in alcun modo censurati, e infatti comincia a essere, diciamo così, ostacolata. Comunque io qua ho la campana dello Zio Tom, sia in video, adesso ho cominciato con il mio primo video, anche se su YouTube ho il canale dedicato, ma qui sto pubblicando contenuti assolutamente originali per lo più, o comunque poco conosciuti, cose anche personali, video, insomma dateci un'occhiata, questo qui lo trovate qui, tboscosubstack.com. Con questo non ho altro da dirvi, vi ringrazio per la vostra attenzione, alla prossima. Veramente interessante, mi trovi veramente d'accordo con te su tutto ciò che hai detto, è stato veramente illuminante, grazie.